Sono solo due i precedenti in trasferta contro il Monterosi Tuscia nella storia biancoverde, il primo in Serie D, partita terminata 0-0, ed il secondo lo scorso anno con i Lupi che furono sconfitti 2-1 col biancoverde firmato da Gagliano. Per Massimo Rastrelli un solo precedente contro Leonardo Menichini, allenatore dei Laziali. L'attuale tecnico dei biancoverdi ha battuto il rivale in occasione di Cagliari-Salernitana 3-0. Per quanto riguarda Menichini contro i Lupi, un solo precedente, quello dello scorso anno in casa dell'Avellino 2-0 con reti di Carriero e Canuti. Tra gli ex del match Alessandro Di Paolo Antonio, il centrocampista con i Lupi ha collezionato 64 presenze e messo a segno 12 reti condite da 8 assist, e Riccardo Burgio 11 presenze e un gol in maglia verde in Coppa Italia. Gara particolare anche per il bomber dei padroni di casa Rocco Costantino, nato in Svizzera ma di origini irpine. La punta, tra l'altro, ha da sempre una passione per i colori biancoverdi. Negli ultimi 10 anni i biancoverdi sono rimasti imbattuti nell'ultima giornata del girone di andata con 7 vittorie conquistate, di cui 3 fuori casa. Nel torneo 2019-2020 si sono imposti per 2-0 a Monopoli con gol di Parisi e Mikoski, 2-1 a Cesena in B nel torneo 2015-2016 e 3-0 a Pisa nel campionato 2012-2013, proprio con Massimo Rastrelli in panchina.